Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo, qui Enzo che vi parla per il quarto episodio di Spyro the Dragon. Il livello che andremo a affrontare oggi si trova qui sotto ed è il livello Grotta Ghiacciata. Intanto, mentre voi non guardavate, ho completato il livello Casa. C'era anche un uovo, ma era completamente inutile da mostrarvi il livello Casa perché in effetti non ci sta niente di particolare, quindi andiamo ad affrontare Grotta Ghiacciata. Allora, in questo livello toccherà trovare 400 gemme e la bellezza di 5 draghi. Sembrano delle piattaforme sospese praticamente nel vuoto, spero che non ci sia il trabocchetto come nei due casi precedenti. Già questi energumeni che fanno paura, queste sporgenze pericolose e questi signorini che tirano la neve, che ovviamente danneggia Spyro, che è un drago. Ecco il primo. Ulrich. È inutile dire che sarà un'impresa. Considerate che 400 gemme ci sono tante. E ve ne siete accorti nei due episodi precedenti. Non so in quale dei due di più. Forse nel secondo, dove davvero ho quasi rinunciato. Però è divertente alla fine cercare. Però allo stesso tempo mi rendo conto che alla fine l'elemento che conta di più è l'aspetto grafico per chi guarda, credo. Quindi è inutile che mostro tutte le scene in cui raccolgo cose. So già che mi perderò. No, attenzione, questo... E questo come lo facciamo secco? No, aspettate. Lo devo spingere giù, forse? Ok. La nostra Sparks, purtroppo, è perita in battaglia. E non solo, ci tocca la noia di passare sopra le gemme per raccoglierle, odiosissimo. Questo livello è più tunnelloso rispetto ai precedenti, che invece offrivano sbocchi a destra e a sinistra, cioè mi sembra sempre di andare avanti. Poi ovviamente lo esplorerò meglio perché sicuramente avrò lasciato qualcosa in giro quando arriverò alla fine. E qui una palla di neve che non avevo visto ci fa secchi. Via dalle scatole, anche tu. Vendetta vera, non finirò in galera. Ovviamente vanno a piazzare le gemme nei punti dove il rischio infarto è alto, oppure in queste curve pericolose. Palla di neve no. E oppure ad esempio sui Merli, si chiamano così, comunque su queste piattaforme, che tra l'altro ci fanno sbloccare una zona nuova. Cadi giù. Nonostante fosse lungo questo livello, mi sembra che ci sto mettendo poco a finirlo. E ancora arrivare la parte che scoccia, tra virgolette. Ossia la parte dove c'è un punto nascosto che non troverò mai. No. Eccola l'ultimo drago. Tutti i livelli che affrontiamo sono le terre dei draghi invase dagli scagnozzi di Nasty Nork, che per la cronaca è stato tradotto poi in italiano nel quinto gioco come Gnorco Ignorante. Oh 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 oh! E quindi presumo che qui ci vivano dei draghi di ghiaccio. È tutta loro comunque. Salviamo Ragnar. Finiscono tutti per R i draghi che vivono qui, non credo sia un caso. Così come non è un caso che queste gemme siano qua sopra, sono state messe lì. Ah ecco, perché dovevamo scuotere i lampioni. Vabbè, bella pensata. Oddio, brutta pensata la mia qui, che volevo suicidarmi praticamente. Quella l'ho presa? Yes. Quelli secondo me sono già ce li avevo sconfitti, ma invece no, evidentemente no. Però come dicevo, mi sembra tunnelloso, sono tutte parti praticamente che... cioè non ho dovuto trovare, ho dovuto deviare leggermente, però attenzione, c'è una parte bonus del livello.
Lì probabilmente non ci sono elementi che ci fanno finire il gioco, però ci sono tre vite extra. Io vorrei andare lì soltanto per la curiosità di capire come arrivarci. Ci mancano 49 gemme, ma qui ne ho viste diverse. Si torna a casa. Ok, questo era, diciamo, quello di prima era l'ultimo drago perché questo l'avevo già visto. Ok, noi non abbiamo finito, quindi dobbiamo girare un po' intorno e vedere. No, però lui lo mutiamo. Allora, come ci si potrebbe arrivare? Evidentemente c'è qualcosa qua sopra. Essendoci... No, non voglio morire. Allora, essendoci qualcosa qua sopra, come si arriva là sopra? Oppure, sono le alternative per arrivare a raccogliere quelle tre vite? Mi interessa anche nell'ottica che nel percorso per arrivarci potrebbero esserci le gemme che ci mancano. E qui Enzo decide di suicidarsi come un coglione. Mi sembra giusto. Anche qui. Perdiamo due vite, ecco, adesso ci servono quelle tre vite perché sennò sono un pirla. Ok, c'è una chiave, quindi c'è uno scrigno da qualche parte che sicuramente non ho visto. Come si arriva lì però? Attraverso queste torri? E come si arriva a queste torri? Caspita, ora vediamo. Ok, sono contento che almeno il gameplay non... Mannaggia al demonio! Cerchiamo di capire lì come ci si arriva prima di perdere la pazienza. Sono scarso, lo so. Perché Enzo è un coglione se cade giù in quel modo. Ecco, qui per esempio non c'ero andato. Bravo Enzo, hai trovato una nuova via d'uscita. Con uno scrigno. Con lo scrigno che quella chiave apre. Il problema adesso è come arrivare alla chiave. Ok, si può arrivare da qui probabilmente. Inoltre da qui suppongo si arrivi a quelle tre vite che penso stiano là dietro. Là dietro, fammi pensare. Cercando di orientarmi un po'. Vabbè, tanto andiamoci a prendere la chiave. Poi dopo pensiamo a quelle vite. Tra l'altro non so se basterà quello che c'è nello scrigno. In genere ci sono 10 gemme. Curiosità del giorno, anche oggi stavo registrando uno speciale per Euro 2016, ovviamente, non vi dico quale, ma tanto potete seguire, tra virgolette, la linea temporale e arrivarci da soli se vi interessa, a me non interesserebbe fossi in voi. Apriamo lo scrigno e troviamo tutte queste gemme, oddio. Aspettate un attimo, eh. Questo è uno dei momenti più brutti che ci siano. Che vuol dire che siamo vicinissimi alla soluzione, ok, però sappiamo anche qual è la soluzione. Eccola qua. Una e due. Io l'ho completata al 100%. Io ora sarei curioso di vedere come si arriva al punto dove stanno le tre vite. Come ci si arriva, boh. Facciamo così. Se lo scopro ve lo dico nel prossimo gameplay.